Telefisco giunge alla sua 26esima edizione, un appuntamento importante per i professionisti che quest'anno però consolida un rapporto tra la banca, Sviluppo Basilicata e l'ordine professionale dei commercialisti di Potenza. Sì, noi ci riteniamo la banca del territorio perché siamo la banca con più sportelli in Basilicata, quindi non potevamo mancare a questo evento importante dove con la presenza di tutti i dottori commercialisti vogliamo far sentire la presenza sul territorio della Basilicata di un istituto di credito come la Banca Popolare di Bari. Quindi noi siamo vicini sia alle famiglie che alle imprese e ci vantiamo di un rapporto di collaborazione con Sviluppo Basilicata, dove nell'anno 2016 abbiamo erogato 10 milioni di finanziamenti con le trench cover. Riteniamo di svolgere anche un ruolo sociale in Basilicata, dove tanti istituti di credito stanno chiudendo gli sportelli. Noi invece restiamo in luoghi impervi dove riteniamo di essere presenti sul territorio per essere presenti in Basilicata come l'istituto di credito più importante della regione. Per quanto riguarda proprio lo strumento della trench cover, nell'anno appena passato è stato quasi del tutto utilizzato. Lo stesso Presidente Pittella auspicava che ci possa essere riproposto come strumento a supporto delle imprese lucane. Sì, i nostri consulenti stanno già discutendo con Sviluppo Basilicata e con la Regione Basilicata per riproporre questo strumento che è stato esaurito perché c'era un plafond di 10 milioni di euro che è stato utilizzato tutto dalle imprese in Basilicata. Quindi noi nel 2017 pensiamo di dover riproporre questo strumento che è stato molto utilizzato e molto importante per l'economia della Basilicata.